Ben ritrovati con la rassegna stampa, questa è la seconda edizione di oggi. In studio con voi Rosario Moreno. Tamponi, tornano gli sciacalli del Covid dai 51 euro di Verbania ai 150 di Vibo Valentia. Rincari fino al 150% sia nel privato che nel pubblico. Il governo vuole aumentare i tamponi fino a 400.000 al giorno, ma il perno delle operazioni, test molecolari con kit e reagenti, è soggetto a rincari incontrollati analoghi alle mascherine. Aziende sanitarie regionali, ospedali e regioni comprano a man bassa con affidamenti diretti senza gara e i fornitori fanno il prezzo col vogliono. Il virologo Crisanti ha detto sono pratiche commerciali estorsive. La Federlab dice prezzo onesto attorno ai 60 euro, ma attenzione al fai da te. I positivi al Covid asintomatici non possono lavorare nemmeno da casa, ecco perché la norma contenuta appunto nei decreti Cura Italia e Rilancio vale per chi torna da vacanze in zone a rischio come Croazia, Spagna e Grecia ed è in attesa del tampone obbligatorio. Nell'ultimo mese sono stati diagnosticati oltre 10.000 positivi asintomatici, coloro che pur avendo contratto il Covid non presentano alcun sintomo. Ovviamente una volta saputo l'esito del tampone scatta l'obbligo di isolamento, ma durante la quarantena a casa è vietato lavorare anche se il dipendente si sente bene. Francia ha chiuso 22 scuole e 100 classi per casi di coronavirus, avevano riaperto martedì, lo ha detto il ministro dell'educazione Jean-Michel Blanquer, ai microfoni di Radio Europa, precisando che 10 scuole si trovano alla Réunion, dipartimento francese nell'Oceano Indiano, e quindi si tratta di 12 istituti su oltre 60.000. Corte dei Conti, ora legare le indennità alle condizioni economiche e decontribuzione per le aziende del Sud, dicono, è logica antica. La memoria depositata in Senato sul decreto agosto, appunto, i magistrati contabili propongono di semplificare le politiche passive per il lavoro. In tema di regolamentazione dei licenziamenti, condivisibile la scelta di vincolare l'impresa che usufruisce appieno degli ammortizzatori sociali a mantenere in essere il rapporto, ma non di vincolare le imprese che non hanno fruito integralmente dei benefici. Patuanelli dice ecobonus al 110% diventerà strutturale, niente tasse sugli utili reinvestiti. Il ministro dello sviluppo intervistato dalla stampa traccia gli obiettivi: confermare il bonus sulle ristrutturazioni edilizie così come il pacchetto per l'innovazione. Si sta ragionando inoltre su un'estensione delle decontribuzioni ai dipendenti delle aziende del nord, misure da finanziare in parte con il Recovery Fund europeo, ma smentisce che il governo punti a ottenere un anticipo di quelle risorse già quest'anno. Nulla di tutto ciò ha detto. Ritorno a scuola e timore dei genitori nel rapporto di Save the Children. Il 68% non ha ricevuto comunicazioni su come avverrà. Secondo l'indagine realizzata da Ipsos, il 37% teme variazioni di orario incompatibili con il proprio lavoro. Paure dovute anche alla crisi economica. Un genitore su 10 crede di non potersi permettere l'acquisto di tutti i libri scolastici, mentre il 20% di non poter più sostenere il costo della mensa. Raffaella Milano dice la scuola sia al centro del piano Next Generation EU. 'Ndrangheta, il paese di Malpensa, da 30 anni in mano allo stesso clan. Tra omicidi, minacce, omertà e voti comprati, a Lonate Pozzolo almeno 3 politici legati, secondo l'indagine, ai boss che dominano il territorio, con omicidi, pestaggi e bombe ai danni dei cittadini che non si adeguano. Nelle carte dell'ultima inchiesta, l'interessamento di un consigliere di Fratelli d'Italia, poi arrestato, per sbloccare la pratica di un nuovo parcheggio destinato ai passeggeri dell'aeroporto. Air Italy ha firmato l'accordo su 10 mesi di CIG per i 1.465 lavoratori. I sindacati dicono ora soluzione industriale per dare prospettive di lavoro. La compagnia è in liquidazione da febbraio e il 25 agosto l'ENAC le ha sospeso la licenza di volo. La Filt CGIL dice garantiti tutti i diritti retributivi e vengono mantenute
Le professionalità certificate ed in tempi brevissimi verranno presentati i programmi di riqualificazione. Cari amici, termina qui questa seconda edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.